tue scelte, chissà che prende di più. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora mi vuole perdere. Allora, ci presentiamo ufficialmente. Buonasera Romolo. Buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, Romolo Ronci, verso le telecamere. Allora, quando nasce artisticamente Romolo Ronci? Romolo Ronci nasce il 1 ottobre del 1950 a Roma. Ah, quindi due giorni fa. Due giorni fa. Esatto. A Roma. A Roma. E poi i miei genitori erano di San Vito, mi hanno portato, cioè mia madre è andata a Roma e mi ha fatto lì. Poi sono ritornati a San Vito e da lì è cominciata la storia di Romolo Ronci. Con il ricordo più bello a livello artistico qual è stato? O ce ne sono tantissimi? Provane uno, però ce ne sono tantissimi. Il ricordo artistico più bello è stato quando sono andato a Kursaal. Ho fatto un concerto a Kursaal, ma ti parlo di 30 anni fa insomma, e quello è stato il ricordo più bello perché è stato un giro di gente enorme e sono stato proprio accolto magnificamente come ospite d'onore lì. Poi ce ne sono successo il ricordo più bello, no? Che cosa significa, in pochi secondi in sintesi, avere la musica nel sangue? Perché mi hanno raccontato a San Vito Romano, però mi devi confermare se è vero, che tu basta che vedi qualsiasi cosa, qualsiasi sfumatura diventa musica, cominci ad abbinarci una canzone e a cantare e la gente ti si fa intorno. Sì. Quindi visto che ci stanno vedendo pure da San Vito Romano, dimmi se è vero. È la verità, è proprio la verità. La verità perché a San Vito ci sono altri che cantano, ci sono altre gente che canta, però diciamo io come vedo qualcosa che mi eccita musicalmente, la propongo subito, la faccio subito. Come hai quell'ispirazione? L'ispirazione la faccio subito. Ci sono 3.000 canzoni nel disco, sì. Le conosco tutte quante. Esatto. E questa hobby, questa passione ce l'avevi fin da quando eri bambino? Bambino da 5-6 anni. Ecco, quindi adesso ce n'hai 6 e mezzo, per cui va bene. Allora, io ti ringrazio di aver partecipato alla odierna puntata e ti aspettiamo per un prossimo appuntamento. Grazie. Di nuovo un applauso a Romolo Ronci. Grazie Romolo.